delle situazioni in maniera tale che nessuno può farsi un'idea e capire veramente cosa succede. Voi avete sentito alla televisione, avete letto le dichiarazioni sul giornale, che tutto va avanti e noi pensiamo che bisogna chiedergli ma cosa va avanti. Lui si è reso conto che col fatto che non abbiamo più i soldi dal PNR per finanziare l'opera, cadono tutti gli atti amministrativi che sono stati fatti richiamando il progetto, il finanziamento del PNR. Perché guardate, questo vuol dire, ve lo traduco in soldoni, che cade il progetto di fattibilità tecnico-economica, a parte che ormai era superato anche dal definitivo e dalle ultime cose che si sono sviluppate nell'ultimo periodo, ma cade la gara, cade il contratto e quindi c'è tutto, qualora arrivassero i soldi, da rifare. Ma la domanda che ci facciamo, continuiamo a insistere su questa cosa? Noi aspettiamo di vedere le carte, il parere positivo del Ministero dell'Ambiente. Vorremmo vederle perché un'amministrazione, una delle cose che dovrebbe rendere pubblica è la trasparenza degli atti. Esiste questo atto del Ministero dell'Ambiente? Cosa veramente hanno detto, al di là dei deliranti comunicati stampa che l'ufficio stampa ha emesso, cosa hanno veramente detto? Nelle righe si poteva leggere che la conclusione della riunione era: verificheremo le possibilità e la fattibilità delle cose, perché comunque i vincoli che hanno fino adesso impedito la realizzazione dell'opera permangono, non sono cambiati.